Sviluppi sulla vicenda del bimbo ragusano trovato morto vicino ad un mulino, appunto sabato scorso. Due elementi caratterizzano la giornata di martedì. Il primo, un paio di slip sono stati trovati davanti alla scuola frequentata dal ragazzo. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere la sua, anche se verrà fatto un esame che non sarà pronto prima di una settimana. L'altro elemento è che il cacciatore che aveva scoperto il corpo del bambino è indagato nell'ambito dell'inchiesta per omicidio volontario della Procura di Ragusa. Lo stesso procuratore Petralia ha parlato con i giornalisti e ha sottolineato per il momento l'omertà in cui c'è in città, in questa piccola cittadina, dove non è arrivata ancora alcuna segnalazione.